Pizzeria D'Andrea, nel tranquillo quartiere San Lorenzo a Padova, pochi minuti dalla rinnovata stazione ferroviaria e dai padiglioni della Fiera di Padova. Troverete piatti veloci e convenzionati a mezzogiorno dal lunedì al venerdì, ottima cucina casalinga e pizze sfiziose. Siamo aperti tutte le sere sia con il servizio pizzeria che il ristorante. Le nostre ampie sale ci permettono di ospitare gruppi numerosi per cene di classe, compleanni, cene aziendali, ricorrenze, feste private e serate a tema. Forniamo inoltre il servizio di pizzeria per asporto sia a mezzogiorno che alla sera. Pizzeria D'Andrea, in via Tichieri da Zevio 67. Info e prenotazioni allo 049 60 53 50. Pizzeria D'Andrea, pizzeria e non solo. Buonasera, buonasera da Simone Francescon, nuova puntata di Caffè Sport, questo salotto che precede la partita della Luparese Calcio e poi della Tana dei Lupi con commenti e interviste del dopo match e poi ovviamente anche la partita dell'Imoco Volley Conegliano. Questa sera ho il piacere di riaccogliere qui nei nostri studi Melissa, ben trovata, come stai? In buonasera a tutti, tutto bene, grazie, sono molto felice di essere ritornata qui con voi. Il piacere è tutto nostro ed è anche un grande piacere avere questo grande parterre di eccezione ancora una volta qui a Caffè Sport. Prego Melissa. Ricordo che potete contattarci al numero 393-8107-730 con i vostri sms e potete trovare le foto della serata del nostro super fotografo Federico Badoer sulla nostra pagina Facebook Il Salotto di Caffè Sport. Gli ospiti di questa sera sono Federico Annoni, difensore della Luparense. Buonasera a tutti. Enrico Di Cesare, centrocampista della Luparense. Buonasera. Massimo Vanin, vice campione del mondo di boccette specialità 5 birilli. Buonasera. E infine Paolo Volpato, responsabile Fibis Nord-Est. Buonasera a tutti. Rompiamo subito il ghiaccio con la Luparense, grande vittoria, quinta di fila se non sbaglio. Avete battuto in maniera netta Vittorio Veneto Falmec 3-0. Chiedo a Federico, a questo punto avete 6 punti di vantaggio nei confronti della seconda che è l'IA Piave, che ha perso clamorosamente in casa contro il Giorgione 3-1, però loro hanno una partita in meno perché hanno già riposato. Esatto, noi dobbiamo sempre stare vigili, attenti, e comunque questo rush finale dobbiamo pensare solo a noi e a vincere le partite senza guardare indietro anche la classifica. È normale che stando lì a Piave con 6 punti, diciamo 3 di distacco, magari questo finale di campionato può essere un pochino turbolento, però noi sappiamo di essere forti, quindi non c'è nessuna preoccupazione. Enrico Di Cesare, il Mestre, ieri ha vinto in maniera sontuosa 5-2 in trasferta contro il Porto Mansue. Secondo te è ancora in corsa per la promozione diretta oppure no? Ma innanzitutto mi auguro di no, perché stiamo concorrendo anche noi allo stesso obiettivo. Sicuramente è un'ottima squadra, l'abbiamo affrontata 2 giornate fa, ha le potenzialità per poter infastidire, diciamo, tutti. Fortunatamente noi abbiamo vinto lo scontro diretto, per cui mi auguro che non lo sia. Poi dopo, se tramite i playoff, avrà tutte le possibilità per poterlo fare. Ecco. È veramente un grande onore avere qui con noi il fresco vincitore della 6ª prova Nord-Est Cup individuale svoltasi a Jesolo il 25 febbraio, Massimo Vanin, vice campione, anche l'abbiamo sentito, del mondo, specialità 5 birilli, no? Boccette. Che cosa ci puoi dire a riguardo? Soddisfatto di queste tue prove, di queste tue affermazioni? Beh, direi che è sempre una grande soddisfazione fare dei risultati, io di qualsiasi livello. Abbiamo qualche problema a livello audio? Qualche problema di ritorno in studio, vediamo se la regia riesce a sistemare tutto. Ok, abbiamo sistemato tutto, prego.
Bene, è sempre una grande soddisfazione fare dei risultati a qualsiasi livello. La scorsa settimana nel circolo del Bar Moro è stata una doppia soddisfazione, visto che è un circolo che appartengo, e vincere in casa è sempre una doppia soddisfazione. A livello nazionale ci sono in programma molte manifestazioni che cercheremo di dare battaglia per portare a casa altri titoli, altre vittorie. Un saluto anche a Paolo Volpato, responsabile nord-est di Fibis. Buonasera a tutti. Direi che sta andando tutto bene, no? Stiamo andando molto bene. Io voglio anche ricordare che ieri si sono giocati a Faenza i titoli italiani a coppie di prima categoria e naturalmente abbiamo visto nel parterre i più forti giocatori d'Italia, perché nelle prime categorie vengono conglobati a coppie anche i master, e la vittoria è andata al fortissimo Rosa con il compagno che, se mi ricordo il nome, Morri, che è stata una coppia eccezionale che ha fatto vedere delle cose stratosferiche sul biliardo. Però voglio ricordare che i nostri Renato Galegati e Boccalon Andrea si sono classificati in terza posizione, quindi il Nord-Est è stato in un certo senso presente nella fase finale di queste competizioni a dimostrare la bontà del nostro tessuto, dei nostri giocatori. Una piccola precisazione devo farla, perché sì, abbiamo avuto centinaia di like questa sera, perché abbiamo parlato appunto del campionato del mondo dei 5 birilli. Devo fare la precisazione che sulla carta Vanin risulta essere terzo classificato ai campionati del mondo, ma quando sono stati fatti diciamo che gli italiani in questa specialità sono notoriamente i primi in assoluto al mondo, e nel ranking abbiamo annoveriamo fino a non so a che numero di giocatori italiani. Quindi sono stati fatti due gironi, uno per tutti gli stranieri e uno per tutti gli italiani, per una questione televisiva, altrimenti in finale non arrivava nessun giocatore di origine che non fosse italiana. E quindi la vera finale poi è stata quella che ha visto di fronte il campionissimo Yuri Minocchi con l'allora, che io credo ancora le ottime qualità, Vanin, che era la vera, che noi consideriamo come la vera finale del titolo mondiale, che poi è stato vinto dal forlivese Yuri Minocchi. Questa è una precisazione che abbiamo avuto doverosa. Doverosa, stanno già arrivando diversi messaggi. Vuoi ricordare velocemente il numero, Melissa? Sì. Il numero per i vostri sms è 393-8107-730. Perfetto, vediamo adesso i temi della serata, tantissimi come sempre. Prego, regia. Cittadella Spavaldo vince 1-0 a Brescia contro la prima della classe. Padova inconcludente, con i pareggi non si va lontano, sempre ultimo in classifica. Vicenza ancora deludente, non è servito almeno per questo primo match il ritorno di Vittorio Collella in panchina. Una grande Chioena ai playoff, complimenti alla squadra di pallavolo di Padova. L'affascinante mondo del biliardo sportivo, ce ne ha parlato in questo momento anche il buon Paolo Volpato. I lupi tentano la fuga, ne abbiamo parlato con i due esponenti della Luparense qua in studio. I lupi hanno veramente l'occasione di innestare la marcia giusta, come si suol dire. Ma vediamo in primis i risultati della Serie B in merito a questo weekend. Foggia-Cosenza 1-0, Brescia-Cittadella 0-1, Padova-Crotone 0-0, Carpi-Ascoli 1-1, Palermo-Lecce 2-1, Perugia-Salernitana 3-1, Pescara-Spezia 2-0, Hellas-Verona-Venezia 1-0, Livorno-Benevento, stanno giocando in questo momento, ha riposato Cremonese. Vediamo la classifica dopo 27 turni. Brescia 47, Palermo 45, Pescara 44, Benevento 43, Hellas Verona 42, Lecce 41, Perugia 38, Spezia 37, Cittadella 36, Salernitana 34, Cosenza 33, Ascoli 30, Cremonese 27, Foggia e Venezia 26, Crotone-Livorno 23,
Carpi 22, Padova 20. Ricordo che Livorno e Benevento stanno giocando in questo momento. Io chiedo in primis in merito a Cittadella, chiedo a Federico Annoni, Cittadella che ha vinto 1-0 giocando in maniera sontuosa a Brescia contro la prima della classe, è tornato al gol Finotto, adesso veramente i Granata si possono riproporre in chiave playoff, no? Sì, è un campionato ancora aperto visto che sono a un punto di distanza dai playoff e diciamo che anche per quanto riguarda i playout e il Padova è un campionato aperto perché sì. Ecco, in merito al Padova invece chiedo a Di Cesare, Enrico, una battuta veloce. Oggi la società ha ancora una volta attivato il silenzio stampa, ma io mi chiedo, ma possono essere queste tra virgolette i rimedi a una situazione che è piuttosto critica a livello di risultati? Padova che forse deve cercare di usare di più, e questo è un appello rivolto dai tifosi anche al proprio allenatore, no? Padova che forse gioca troppo a risparmio, con i pareggi non si va avanti. Vabbè, sicuramente il fatto che possono aver attuato il silenzio stampa magari è un motivo per cercare un po' di tranquillità in un momento un po' difficile, perché sia quando magari si vuole vincere sia quando magari si cerca una salvezza, cioè le critiche non fanno mai sempre bene, quindi si tende a cercare un angolo di riparo magari in casa, come si suol dire. Sicuramente i risultati non stanno dando ragione ovviamente alla squadra, però mancano ancora 10 partite, il campionato è lungo, hanno 3 punti di distacco dai play-out, secondo me hanno le qualità per poterlo fare, per raggiungere, diciamo, magari non la salvezza diretta, però tramite i play-out, e quindi bisogna... Può succedere ancora veramente, sì, tutto. Sì, certo. E relativamente invece al Venezia, Federico, 3 sconfitte consecutive, anche ieri sera nel posticipo il derby tra Verona e Arancio Nero Verdi, ha vinto il Verona 1-0 con gol di Di Gaudio, Verona che si è rilanciato ulteriormente all'interno della zona playoff, Venezia che invece rischia di essere risucchiato nella zona playout. Secondo te Zenga è a rischio? Diciamo ancora, per adesso ancora no, però dipenderà dalle prossime 2 settimane secondo il mio parere. Anche perché sta attraversando un brutto periodo da questo mese a una parte. E ricordiamo che il presidente veneziano Tacopina non si fa problemi quando si tratta di esonerare i mister. Vediamo il prossimo turno rapidamente, Melissa. Perugia, Hellas Verona, Cittadella Pescara, Cosenza Brescia, Lecce Foggia, Spezia Padova, Ascoli Livorno, Cremonese Benevento, Salernitana Crotone, Venezia, Palermo, riposa Carpi. Sulla carta avversari difficili per tutte le venete, il Cittadella in casa con il Pescara, avversario per i playoff che attualmente addirittura è terzo, quindi potrebbe addirittura aspirare alla promozione diretta, il Verona va a Perugia, altra concorrente per i playoff, abbiamo il Padova impegnato alla Spezia. Sulla carta anche questa trasferta è veramente molto molto difficoltosa, però lo sappiamo, il calcio è bello perché è ricco di sorprese, quindi potrebbe anche uscirci la vittoria dei biancoscudati, e il Venezia affronta la seconda classifica, il Palermo. Vedremo un po' che cosa succederà. Dalla cadetteria alla Serie C, con il Vicenza che non se la sta passando molto bene nonostante il ritorno in panchina di Vittorio Colella, pareggio a reti bianche contro l'Imolese. Vediamo i risultati. Fano Albino Leffe 0-0, Ternana Monza 0-1, Feralpi Salò Suttirol 1-1, Gian Erminio Triestina 1-1, Vicenza Imolese 0-0, Pordenone San Benedettese 1-1, Renate Ravenna 0-1, Rimini Gubbio 1-1, Vispesaro Virtus Verona 0-1, Teramo Fermana 0-0. Eccoci alla classifica della Serie C dopo la 29esima giornata, sempre al comando il Pordenone con 7 punti di vantaggio sulla Triestina. Pordenone 58, Triestina 51, Feralpi Salò 50, Suttirol, Imolese e Monza 46, Ravenna 42, Fermana 40, San Benedettese 38, Vicenza 37, Vispesaro 34, Ternana Gubbio 33, Rimini 32, Teramo e Renate 31, Albino Leffe Fano 29, Gian Erminio 27, Virtus Verona 26.
Enrico, Virtus Verona è ancora ultimo con 26 punti, Gian Erminio ieri ha bloccato la Triestina che non ha approfittato del pareggio casalingo del Pordenone, come vedi il Vicenza che non ha ancora risolto i propri problemi? Intanto invito la regia a farci vedere anche il prossimo turno, grazie. Prego, prego, come vedi Vicenza, Enrico? Ah, scusa, guarda, Vicenza sicuramente è una piazza importante che merita ovviamente anche dei risultati altrettanto importanti, non sta raccogliendo punti, il pareggio. Anche perché lo vediamo, la prossima settimana avrà un impegno sulla carta, sì, non è piuttosto un campo, insidioso a San Benedetto. Non è un campo per niente facile perché è molto caldo. Si sa, magari in questi momenti dove i risultati non arrivano non è neanche semplice andare lì a spavaldo e cercare di portare a casa i tre punti, però sicuramente i giocatori per poterlo fare ce li hanno, hanno diciamo una rosa anche dal punto di vista offensivo, Giacomelli, Arma, i vari altri giocatori che possono comunque risolvere le partite con delle giocate singolari, e quindi mi auguro per loro diciamo di rimanere dentro i playoff e magari poi giocarseli alla fine. Ecco, spicca anche il match tra Triestina e Pordenone, sicuramente il big match della prossima giornata, la seconda contro la prima. Chiudiamo rapidamente la pagina dedicata alla Serie C, passiamo alla pallavolo, Melisse, perché Padova ha conquistato i playoff battendo in maniera netta Verona, l'avevamo detto con il buon Travizza che è stato presente qui a Caffè Sport lunedì scorso, di quanto importasse a Padova vincere questo derby, non solo in chiave playoff, ma proprio per una questione che si tratta di derby. Vediamo i risultati. Ravenna Perugia 0-3, Volley Latina Civitanova 0-3, Milano Trentino 1-3, Chiavenna Padova Verona 3-0, Modena Monza 1-3, Vibo Valentia Bancasora 1-3, Castellana Siena 3-2. Vediamo anche la classifica della Superlega maschile con Padova Verona, lo ribadisco, matematicamente ai playoff. Perugia 60, Trentino 57, Civitanova 56, Modena 45, Milano 45, Verona 37, Padova 35, Monza 33, Ravenna 25, Volley Latina 23, Bancasora 21, Vibo Valentia 19, Siena 14, Castellana 10. Prima di vedere le interviste raccolte nel dopo Padova-Verona, chiedo a Enrico Di Cesare il perché di questi messaggi che fanno riferimento a un tuo reflusso. Anche la volta scorsa si parlava di questa tua particolarità. Sono i miei compagni di squadra che sicuramente gli piace scherzare, però è vero, cioè voglio dire, non posso nascondere questo. E ovviamente tanti messaggi stanno arrivando anche agli indirizzi degli amici del biliardo sportivo, veramente tanti, complimenti per questa popolarità. Vediamo velocemente le interviste raccolte nel dopo Padova, Chiuene Padova, Calzedonia e Verona. Una vittoria netta di Padova su Verona, si aspettava una prestazione da parte dei suoi di questo tipo? Prima della partita ci sono sempre tanti pensieri, è difficile fare pronostici. Pensavamo di poter giocare una buona gara, abbiamo giocato una gara che ha rasentato lo straordinario per lunghi tratti, quindi niente, siamo molto contenti, complimenti ai ragazzi che hanno fatto una partita straordinaria. Adesso per Padova, guardando anche agli altri campi, i playoff sembrano essere ormai una certezza. Sì, non lo so gli altri campi cosa sta succedendo, comunque questi sono tre punti importanti. Adesso per Padova come si affronteranno le prossime partite? Con più intensità o con una maggiore leggerezza psicologica? Sicuramente con una grande intensità, dal punto di vista psicologico è chiaro che siamo molto contenti di come stiamo giocando, dei risultati che abbiamo ottenuto, quindi insomma, però dal punto di vista dell'intensità non ci piove che daremo il massimo fino alla fine per cercare di portare a casa tutto quanto possibile. Presidente Cremonese, vincere un derby
è sempre piacevole, se poi questo derby forse porta alla matematica qualificazione ai playoff, insomma ce ne sono dei motivi per sorridere oggi. Allora, sorrido perché è un derby sentitissimo, ma non solo perché è una città di Verona vicino alla nostra, ma perché Verona è una squadra fortissima, quindi abbiamo dimostrato una grande maturità della squadra, una continuità in un giusto atteggiamento, in un giusto legame di squadra che ha portato la squadra ad affrontare questa partita con la giusta serenità e l'equilibrio per arrivare a questo risultato. Veramente sono complimenti ai ragazzi, complimenti a tutto lo staff e oggi sono veramente felice di questo risultato, veramente. In più la Chione Arena quest'anno a livello di pubblico sta dando una spinta anche nelle partite magari non di cartello, però grandissima. Oggi c'è stato un pubblico meraviglioso, oggi è stato un pubblico che non ci ha mai abbandonato ed è stato un pubblico che ci ha aiutato, cioè è veramente il settimo uomo che ci fa fare la partita. Il pubblico lo ringrazio veramente, anche il pubblico lo ringrazio sempre, ma stasera in particolare, perché veramente è stato un grande pubblico. Presidente Cremonese, vincere un derby è sempre piacevole, se poi questo derby forse porta alla matematica qualificazione ai playoff, insomma ce ne sono dei motivi per sorridere oggi. Allora, sorrido perché è un derby sentitissimo, ma non solo perché è una città di Verona vicino alla nostra, ma perché Verona è una squadra fortissima, quindi abbiamo dimostrato una grande maturità della squadra, una continuità in un giusto atteggiamento, in un giusto legame di squadra che ha portato la squadra ad affrontare questa partita con la giusta serenità e l'equilibrio per arrivare a questo risultato. Veramente sono complimenti ai ragazzi, complimenti a tutto lo staff e oggi sono veramente felice di questo risultato, veramente. In più la Chione Arena quest'anno a livello di pubblico sta dando una spinta anche nelle partite magari non di cartello, però grandissima. Oggi c'è stato un pubblico meraviglioso, oggi è stato un pubblico che non ci ha mai abbandonato ed è stato un pubblico che ci ha aiutato, cioè è veramente il settimo uomo che ci fa fare la partita. Il pubblico lo ringrazio veramente, anche il pubblico lo ringrazio sempre, ma stasera in particolare, perché veramente è stato un grande pubblico. Abbiamo visto due volte l'intervento del presidente Cremonese, è sempre un piacere vedere il suo viso simpatico che è stato anche qui ospite a Cafè Sport. Complimenti ancora a Padova, complimenti a Verona che era già qualificata per i playoff. Vediamo il prossimo turno, Melissa. Siena, Modena, Civitanova, Milano, Trentino, Ravenna, Perugia, Padova, Sora, Latina, Verona, Vibo Valentia, Monza, Castellana. Sì, allora, Perugia, Padova. Mi sembra che sia arrivato un momento particolare, giusto? È arrivato il momento del caffè. Bene, è arrivato il momento del caffè. Il momento del caffè è offerto da Vescovi, un caffè denso, cremoso e con un grande aroma. Vescovi, un'azienda di torrefazione tra le più importanti a livello nazionale. Bene, intanto io ringrazio gli ascoltatori che ci stanno letteralmente bersagliando di messaggi, ovviamente non riusciamo a leggerli, comunque grazie alla regia è possibile leggerli in sovraimpressione. Stiamo arrivando al momento del caffè, io intanto comincerei a introdurre l'argomento dedicato appunto al biliardo sportivo. Abbiamo l'onore di avere ospite stasera, l'abbiamo detto, Massimo Vanin, fresco vincitore della sesta prova Nord-Est Cup individuale svoltasi a Jesolo il 25 febbraio, uno dei rappresentanti del nostro territorio tra i più decorati. Ha militato per molti anni nella massima categoria di nazionali, poi conglobata con la categoria master. In questa ultima massima categoria ha disputato ben tre finali per il titolo, vincendone una. È inoltre il vice campione del mondo, avendo ceduto solo al forlivese Yuri Minoccheri. Giusto? Sì, diciamo che le finali perse non sono tre, ma ben cinque purtroppo. Ah. Per il titolo italiano in varie categorie nazionali. Intanto master, vediamo un po' di immagini in merito al biliardo sportivo, no? Sì. Magari se ci vuoi dare anche qualche indicazione, qualche qui spiegazione. Eravamo a Cervia, eravamo ancora nelle fasi di qualificazione, che poi dopo io mi qualificai quinto per le fasi finali per il titolo. Dei master. Questo è dei master, sì. E
Praticamente ho militato 25 anni in queste categorie, ho vinto due titoli italiani, uno individuale e uno a squadre con Ravenna, e ho vinto 62 titoli nelle varie categorie, cioè provinciali, regionali, trivenete, regionali, a squadre in Emilia Romagna, perché poi dopo nel Triveneto vengono chiamati anche dei giocatori a far parte delle squadre in Emilia Romagna, che è la patria delle boccette, in pratica, rafforzare le squadre. Infatti la domanda sorge spontanea, sappiamo che tu sei un ex calciatore che ha raggiunto anche la Serie C, tra le altre con Chioggia Sottomarina, come mai ti sei avvicinato al biliardo sportivo? Che cosa ti ha attratto di questa bellissima disciplina? Allora, io ho giocato fino a 30 anni a calcio, poi un brutto infortunio, ma soprattutto una grande delusione mi ha portato a passare dal pallone alle biglie. E avevo questa passione già da tempo. Ecco, perdono, una grande delusione a livello agonistico, sportivo oppure personale? No, a livello praticamente con l'infortunio. Successivamente, quando andai a parlare con la società per ritornare a giocare ovvi di seguito, mi fecero delle proposte che non erano congrue, mi offrirono di allenare. Io a quell'età lì non ci pensavo nemmeno, cominciavo a divertirmi veramente, perché all'epoca, come si diceva, i portieri maturavano col tempo. Mentre adesso sono già ben smaliziati da giovani. Io a quell'età lì veramente mi divertivo un sacco. E poi dopo stetti fermo, la società non mi trovò nessuna squadra, malgrado anche indicazioni, e da lì ho detto basta. Tu eri un appassionato di biliardo, ti dilettavi con il biliardo? Io da piccolino vedevo il bar sotto casa, mio papà che andava a giocare così con gli amici, e mi affascinava questo gioco, l'abilità di andare così vicini, l'abilità di questo gioco di andare vicino a pallino, di bocciare e via di seguito. Nel tempo libero, quando giocavo a calcio, andavo a vedere così nei circoli e mi dilettavo a giocarci. E mi è rimasto, mi prendeva sempre di più. Quando ho smesso di giocare, ho detto adesso mi dedico al biliardo, voglio vedere fino a dove arrivo. Sono arrivato al massimo, insomma. Ricordiamo che invito Paolo Volpato a correggermi se sbaglio, che il biliardo affina, tra virgolette, le capacità intellettive, lo possiamo dire? Perché sicuramente sì. È uno sport di grande concentrazione. Certamente, abbiamo dei trattati che adesso sono stati introdotti anche nelle scuole, per cui ci sono degli studi ben precisi che bisogna essere coordinati, oltre alla tenacia bisogna avere un attimo di geometria e soprattutto la concentrazione che si adopera nel biliardo aiuta molto nelle materie tecniche tipo matematica, fisica. Questo è uno studio che non ho fatto io, ma le persone dedicate. Per cui è uno sport, diciamo, a tutti gli effetti completo, con la differenza che rispetto ad altre attività, tipo quella che abbiamo visto dei nostri amici del calcio, da noi si può essere competitivi fino a un'età più avanzata, ecco tutto qua. Quindi uno si può dedicare, quando finisci di fare un'attività molto pressante, tipo quello che fanno loro del calcio che abbiamo qui in studio, il biliardo ti consente di essere competitivo fino ai 50 anni, anche in qualche caso oltre, quando ci sono proprio i talenti assoluti, vanno anche di più. Chiaro che la prestanza fisica e la concentrazione nel tempo tende a venire un po' meno, perché anche qui la concentrazione, chiaramente avendo la mente più allenata ed essendo più giovane, si ha un qualcosa in più. Però, ecco, abbiamo la regia in questo momento, sì, ha messo in sovraimpressione i cartelli inerenti alla classifica dell'ottavo campionato Nord-Est Cup Serie A1. La finale, ti invito Paolo a farci così un resoconto di quello che è successo. Ecco, questo è la fine, abbiamo finito il campionato proprio qui
a febbraio, praticamente il Ragno d'Oro è la formazione che anche quest'anno, devo dire, perché è per il quinto anno consecutivo che si impone nel nord-est. La competizione di A1 naturalmente è la massima competizione, dove non ci sono limitazioni di categorie, quindi naturalmente non essendoci limitazioni di categorie militano in questa serie tutti i più forti giocatori, quindi tutte le prime categorie master che ci abbiamo e via militano in questa categoria. Le squadre vengono formate da giocatori che possono provenire anche da altre regioni, quindi possono esserci anche giocatori dal Trentino, dal Friuli, dall'Emilia Romagna e dalla Lombardia, quindi stiamo parlando di massimo campionato. Del Bar Moro abbiamo per esempio quella che è arrivata seconda per un punto, che diciamo, ha lottato fino alla fine il campionato. Abbiamo qui Massimo Vanin, che era uno dei componenti della squadra del Bar Moro, ha ceduto solo all'ultima giornata, quindi è stato un campionato molto molto combattuto, molto combattuto e competitivo. Poi ecco, adesso vedo il tabellone della A2, che è la seconda parte, dove qui abbiamo un campionato che, diciamo, corrisponde, se noi dobbiamo paragonarlo agli altri sport, alla Serie B. Beh, noi lo chiamiamo A1 e A2, e in questo campionato militano le seconde categorie e le terze categorie. È proibito in questo campionato avere delle prime categorie di master, quindi è una formula di campionato che privilegia tutti, diciamo, i nuovi giocatori, chi inizia finché non raggiunge un grado tale per poter partecipare al campionato superiore. In questo caso abbiamo il Flamingo Wank, che quest'anno ha vinto il campionato e il prossimo anno passerà in A1. Questo è il tabellone finale dell'A2. Abbiamo già la notizia che il prossimo anno avremo più squadre, quindi ci sono già, pensiamo di avere una 1 e una 2, adesso dovremo fare una riunione a breve con 10 formazioni, perché stiamo cercando di mettere più formazioni per rendere anche il campionato più avvincente, ancora certo, più godibile. Ecco, prima di tornare a Massimo Vanin, chiedo in primis proprio a Massimo e anche ad Enrico Di Cesare se il caffè era buono. Stupendo. Ottimo, lo ribadisco, siamo bersagliati di messaggi, però voglio rendere onore a Melissa, perché un certo Aldo ha scritto: Melissa, che ti sta seguendo su Instagram, sì, che diventerai sicuramente famosa. Sono d'accordo con te, Aldo, eh? Allora, torniamo a Massimo Vanin, quali sono adesso i tuoi prossimi obiettivi? Sicuramente sei soddisfatto di quello che hai fatto finora, però immagino che tu voglia arrivare ancora più in alto. Certo, certo, non ci accontentiamo mai, il sazio non va bene, bisogna sempre avere sempre nuovi progetti. Il primo progetto importante è quello di cercare di prenderci una rivincita con la Coppa Campioni, che verrà fatto il 24 di marzo qui a Padova, al Flamingo. E quindi ricordiamo, vediamo, questo appuntamento importantissimo, 24 di marzo al Flamingo, la Coppa dei Campioni. Padova, sì, la Coppa, le finalissime di Coppa Campioni, di A1 e di A2, dove nella A2, nelle quattro finaliste, c'è anche l'altra squadra del Bar Moro di A2. Per cui cercheremo di vedere se riusciamo a fare un name plan. E poi dopo, successivamente, la settimana dopo, c'è il meeting internazionale di Porto Rose a Coppie, un appuntamento ormai… Quindi Porto Rose in Slovenia? Sì, che anche il 25esimo anno che lo fanno, che tra l'altro ho avuto la fortuna di vincerlo assieme ad Andrea Mondi. E poi dopo ci sono tutti i vari campionati italiani che vengono fatti nella parte finale della stagione, campionati individuali, squadre, eccetera. Chiedo a Paolo Volpato, sì, è arrivato un messaggio molto interessante di Diego: perché non investiamo a scuola, sulle scuole, per quanto riguarda il biliardo sportivo, come fanno in Emilia Romagna? Sì, è una cosa che andrebbe un po' specificata. Non è che noi investiamo, la federazione investe nel biliardo sportivo. Però ci sono delle peculiarità che devono essere rispettate. Allora, noi abbiamo l'anno scorso avuto la lista degli atenei che hanno dato la loro adesione a dei corsi scolastici. Chiaro che una volta che ti danno l'adesione devi
organizzare la situazione. La situazione è che noi non abbiamo bisogno di una singola palestra per poter far giocare o far fare delle attività, diciamo, sportive ai giovani, ma abbiamo bisogno di un attrezzo ben preciso, e lì dobbiamo trovare il sistema di attrezzare in maniera sicura, nel rispetto delle norme, le scuole che hanno dato la loro adesione. Poi dopo dovremmo far tornare i nostri istruttori federali, che sono istruttori federali del CONI omologati, hanno fatto l'esame e tutto, in cui diciamo, i rettori dei vari atenei danno i ragazzi che vogliono partecipare a questi corsi, danno in mano questi corsi. Quindi anche lì dovremmo trovare un sistema di turnarli, perché devo dire che purtroppo non abbiamo un numero di istruttori federali tale che ci consenta di dare un istruttore federale a tutti gli atenei che si sono messi in lista, quindi dovremo cercare di trovare. Ma il processo sta andando avanti, noi ormai da anni abbiamo iniziato questo percorso che ci aveva già chiesto il CONI da tempo, però il percorso prevede delle tappe e noi stiamo arrivando alla seconda tappa per il prossimo anno, insomma. La domanda sorge spontanea: i giovani secondo voi si stanno avvicinando a questa disciplina, che lo ribadisco è una disciplina che valorizza molto le capacità intellettive della persona, no? Secondo voi sono attratti? Sì. Allora, i giovani sono attratti. Allora, diciamo che nel biliardo, nella federazione, noi abbiamo diverse discipline. Abbiamo le boccette, abbiamo la stecca, abbiamo il pool e anche lo snooker. Lo snooker è una specialità che è stata giocata fino a qualche anno fa quasi esclusivamente in Inghilterra, ed era quella sul biliardo, che è un biliardo particolarmente grande, che quindi è anche difficile da posizionare. Adesso da qualche anno ho cominciato in qualche sala a averlo anche qui in Italia. Il pool è un gioco dove abbiamo la più massiccia adesione dei giovani, perché diciamo che presenta in varie fasce una difficoltà minore rispetto alle altre due attività che sono la stecca e le boccette, però io ho visto che molti giocatori praticamente giovani vanno un po' in tutte le specialità. Il pool è quella che sicuramente attualmente attrae di più. Le altre specialità, bisogna dire la verità e riconoscere che presentano delle difficoltà, quindi o il giovane è un appassionato e riesce a trovare la concentrazione tale per dire io faccio quell'attività sportiva, altrimenti è difficile. In questi ultimi due anni devo dire la verità che abbiamo avuto un po' un exploit di giovani, ma abbiamo avuto per un decennio circa un buco generazionale che non ha partecipato a queste due attività, stecca e boccette. Però nel complessivo dell'attività che viene svolta con tutte le specialità bisogna dire che siamo in un crescendo continuo, e noi abbiamo aumentato le tessere almeno credo negli ultimi 5 anni nel globale siamo cresciuti più del 20%, quindi per noi è un risultato ottimo. Bene, purtroppo c'è un ultimo cartello, chiedo magari a Massimo di commentarlo velocemente, perché purtroppo abbiamo il tempo che è tiranno, dobbiamo affrontare anche la questione eccellenza veneta con la Luparense che sta viaggiando a 1000. Prego Massimo, vedo che qui sei arrivato secondo. No, mancano ancora due gare, dopo le 6 prove siamo lì un test. Quindi una classifica provvisoria questa. Sì, un test a testa con Andrea Mondi. Vediamo adesso cosa succederà nelle ultime due gare, ci contendiamo questa classifica del nord-est e in bocca al lupo anche a lui e a tutti quelli che sono anche un po' dietro, che vorranno sicuramente risalire un po'. Stanno arrivando tantissimi messaggi anche oltre Veneto, dalla Romagna, dalla Lombardia, grazie a voi che state seguendo con passione questa puntata di Caffè Sport, vi inviterò ancora perché veramente il biliardo sportivo è una disciplina che merita di essere seguita, quindi ovviamente a fine campionato, Massimo, che ne dici, per commentare com'è andata a fine campionato ti invito, ok? Perfetto. E invito ovviamente anche volentieri. Paolo Volpato. Certamente, volentieri, stavo leggendo i messaggi. Mi riservo di rinvitarvi di nuovo. Bene, passiamo adesso all'eccellenza veneta, vediamo che cosa è successo nell'ultimo turno, prego regia e prego Melissa con i risultati. Liapiave Giorgione 1-3, Luparense Vittorio Falmec 3-0, Nervesa Union Quartier del Piave 0-1, Porto Mansue Mestre 2-5, Real Martellago Pievigina 1-0,
Tombolo Vigontina Calvino Ale 3-5, Treviso Liventina 0-2, Giorgio Sedico Union Pro 2-2, Riposo Istrana. Vediamo la classifica con i lupi che provano a scappare. Eccoci alla classifica, prego. Luparense 59, Liapiave 53, Mestre 49, Calvino Ale 47, Giorgio Sedico 45, Pievigina 39, Union Pro 37, Giorgione 36, Porto Mansuè 34, Istrana 33, Diventina 30, Union Quartier del Piave 29, Real Martellago 25, Nervesa Vittorio Falmec 19, Tombolo Vigontina 11, Treviso 9. Cominciamo con Federico Andoni. Ieri avete vinto in maniera netta 3-0, ma il risultato poteva essere molto ma molto più rotondo. Sei d'accordo? Sì, potevamo sfruttare altre occasioni e incidere un pochino di più sulla partita, ma siamo contenti lo stesso. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, mo pensiamo alla prossima settimana contro l'Union Pro. E diciamo che la testa sta già avanzando fra due settimane anche per lo scontro diretto con gli Apiave. Ecco, c'è una nota della regia che riguarda appunto gli amici del biliardo sportivo, scusate ma veramente siamo bersagliati, per gli amici di Brescia e Bergamo che non vedono la trasmissione sul canale 95 o 666, bisogna bisogna risintonizzare dopo aver cancellato la lista dei canali, questa è una nota della regia. Magari la prossima puntata saremo ancora più precisi. Tornando alla Luparense, chiedo a Enrico Di Cesare. Il tecnico Cunico è tornato al 3-5-2 dopo aver adottato in alcune circostanze anche il 3-4-3. Qual è il modulo secondo te migliore per voi? Diciamo che il modulo è giusto quando si vince, no? Si dice. Noi abbiamo dimostrato che abbiamo le qualità per poter vincere in qualsiasi di essi, e quindi penso che non esiste un modulo diciamo più giusto, magari a seconda degli avversari, secondo le partite anche dei giocatori che avevamo a disposizione, visto che siamo anche fortunatamente in parecchi, e il mister ha a disposizione tante soluzioni. Esatto, per poter trarre il meglio da noi, sai. Magari c'è una settimana dove, non so, un giocatore che è più predisposto per giocare in una maniera sta peggio, quindi magari lui preferisce utilizzarne un altro, quindi così, però abbiamo dimostrato diciamo che siamo bravi ad utilizzarli tutti. Vediamo la classifica di nuovo, regia, così facciamo qualche altro commento. Abbiamo Luparense 59, Liapiave 53, ricordo che però i trevigiani e anche il Mestre hanno una partita in meno rispetto a voi perché hanno già riposato. Sì. E secondo voi, sento da prima Federico, sarà decisivo il match tra qualche settimana in terra trevigiana con il Liapiave? Sarà lo scontro che secondo me deciderà anche un po' le sorti del campionato. E noi andremo lì sicuramente per vincere, non ci accontentiamo di niente. È vero anche che voi sicuramente sarete intenzionati a vendicare la clamorosa sconfitta dell'andata, no? Quando perdesse 4-2, forse voi non c'eravate ancora. No, io e lui non c'eravamo ancora, comunque i nostri compagni ci avevano già riferito di questo e siamo più agguerriti che mai, diciamo, anche perché non passa inosservato un 4-2. Il Mestre invece, Enrico, 5-2 ieri fuori casa contro il Porto Mansuè, hanno una partita in meno, sembrano ancora abbastanza lontani però da voi, no? Anche se dovessero vincere quando voi riposate sarebbero sempre comunque a meno 7 in classifica. Sì, mancano comunque ancora molte partite per poter dire, certo, che diciamo i giochi sono fatti. So che dopo lo scontro diretto che abbiamo contro gli Apiave, loro giocano, il Mestre gioca anche loro contro gli Apiave, quindi diciamo che ci sono due o tre partite dove si deciderà molto, anche se comunque numericamente non è detto, però sai, magari anche a livello emotivo possono dare certi indizi, capito? Partite sono importanti, scontri diretti sono importanti per quello, magari non tanto a livello numerico perché non c'è la matematica, però aritmetica, però sicuramente a livello emotivo ti possono dare quel qualcosa in più per poter affrontare le ultime partite. Vediamo nello specifico il prossimo turno, importante come tutte le giornate del campionato di eccellenza Veneta Girone B. Istrana, Giorgio Sedico, Pievigina, Tombolo Vigontina, Giorgione, Real Martellago,
Diventina Porto Mansue, Mestre Nervesa, Union Pro Luparense, Union Quartier del Piave Lia Piave, Vittorio Falmec Treviso, Riposo Calvino Ale. Allora, dicevi giustamente, Federico, che avrete questo impegno contro l'Union Pro. All'andata la Luparense vinse 1-0 in maniera anche un po' faticosa. È un avversario ostico questo, eh? Anche perché ho visto che in classifica sono abbastanza messi bene. Vabbè, noi andremo lì sicuramente anche per vincere. E niente. Ecco, invece gli amici del Lia Piave saranno impegnati in una trasferta contro un altro avversario ostico che è l'Union Quartier del Piave. Sì, anche l'Union QDP che abbiamo affrontato diverse settimane fa è una bella squadra, quindi sarà tosta anche per loro, diciamo. Quindi diciamo che è un punto anche a favore, diciamo, nostro. Enrico, per quanto riguarda invece il Calvino Ale che riposerà domenica prossima, te lo saresti mai immaginato quarto in classifica? Beh, noi ci abbiamo giocato contro, è stata una partita tosta, e forse è stata una delle squadre che magari non per qualità, però mi ha impressionato perché è una squadra molto, molto fisica, molto attenta. E scusami, no, sì. ti interrompo perché è arrivato un messaggio simpatico e curioso che riguarda di te. Cosa? Che riguarda te, Federico. C'è scritto: pensavo fossi spagnolo, è la prima volta che ti sento parlare no, in italiano. No, lui. No, sì, perché sì. Scusami, Enrico, scusami. Vabbè, non so chi è quel simpatico che me l'ha scritto, però. Lui è mezzo italo-spagnolo. No, parlo, siccome ce l'ho. Parlo come seconda lingua, lo so parlare, allora mi diverto ogni tanto a parlarlo per tenermi sempre allenato, certo. Capito? La fortuna, non so se ti ricordi, di giocare comunque con Oliveira, quando vivevo in casa con lui avevo la possibilità di sfruttarlo molto di più. Certo. Adesso che mi ha lasciato single purtroppo devo accontentarmi di lui, sì, e quindi ogni tanto mi diverto ad allenarmi con qualcuno. Ecco, siamo oramai in chiusura, arrivano tanti messaggi, anche apprezzamenti a livello tecnico, Federico ed Enrico, tanta roba. Fede Annoni, devastante la fascia del Gianni Casè, che è lo stadio di San Martino, sì, esatto. Di Lupari, tantissimi messaggi, anche l'indirizzo di Enrico, tanta roba al centrocampo, siamo piuttosto in veramente oberati di messaggi, è proprio il caso di dirlo oggi, grazie anche agli amici del biliardo sportivo. Purtroppo la puntata di Caffè Sport si chiude qui perché tra poco c'è la partita della Luparense, lo ribadisco ancora, vittoria netta contro il Vittorio Veneto Falmec, quindi rimanete qui a guardarvi Luparense Vittorio Veneto Falmec, poi ci sarà la Tana dei Lupi con interviste e commenti del dopo partita e poi Limoco Volley Conegliano. Salutiamo gli ospiti, rapidamente ce li ricordi, Melissa? Federico Annoni, difensore della Luparense. Buonasera a tutti. Enrico Di Cesare, centrocampista della Luparense. Buonasera a tutti. Massimo Vanin, vice campione del mondo di boccette specialità 5 birilli. Buonasera a tutti. E Paolo Volpato, responsabile Fibis Nord-Est. Vi aspetto ancora qui, allora. Vi aspetto ancora qui perché ne avremo veramente tantissime da dire. È veramente tutto per Caffè Sport. Rimanete inchiodati sulla vostra poltrona. Da Simone Francescone, a risentirci e arrivederci. Pizzeria D'Andrea, nel tranquillo quartiere San Lorenzo a Padova, pochi minuti dalla rinnovata stazione ferroviaria e dai padiglioni della Fiera di Padova. Troverete piatti veloci e convenzionati a mezzogiorno da lunedì al venerdì, ottima cucina casalinga e pizze sfiziose. Siamo aperti tutte le sere sia con il servizio pizzeria che il ristorante. Le nostre ampie sale ci permettono di ospitare gruppi numerosi per cene di classe, compleanni, cene aziendali, ricorrenze, feste private e serate a tema. Forniamo inoltre il servizio di pizzeria per asporto sia a mezzogiorno che alla sera. Pizzeria da Andrea, in via Tichieri da Zevio 67. Info e prenotazioni allo 049 60 53 50. Pizzeria da Andrea, pizzeria e non solo.